Bentrovati da Madonna di Campiglio, siamo con Marco Costa che è il proprietario dello chalet Carlo Magno qui proprio a fianco al centrofondo. Buongiorno Marco, ciao Roberto, ciao. Buongiorno, bentrovato. Allora, è una bella giornata di sole e neve. E come sono i dati relativi alla prima tranche di vacanze, quelle di Natale? Guarda, quest'anno è andata particolarmente bene, siamo molto contenti dei risultati ottenuti in tutto il comprensorio di Madonna di Campiglio, Pinzolo e della Varrendena. Eravamo un attimino preoccupati, visti gli aumenti dei costi che erano prospettati già i primi periodi dell'autunno, però abbiamo visto che c'è stata una grande risposta da parte degli sciatori. Avevano tanta voglia di venire a sciare e si sono presentati al cancelletto di partenza tutti belli carichi, quindi da Sant'Ambrogio, l'Immacolata, sì, il Natale, Capodanno, Epifania, è stato veramente veramente un ottimi risultati per tutti. Per quanto riguarda i turisti, da dove arrivano? Ma guarda, durante le festività tradizionali noi abbiamo una prevalenza di clientela italiana e nei periodi tra le varie festività clientela polacca, cecoslovacca, nordica in generale, repubbliche baltiche, e direi che negli ultimi anni, ma quest'anno quasi prepotentemente, si sta facendo il mercato inglese. Ah, ecco, tu sei appunto proprietario di questo chalet che è un ristorante aperto al pubblico, e che tipo di cucina proponete? Guarda, qui noi siamo, questo qui è il ristorante bar del centro sci di fondo di Madonna di Campiglio a Passo Campo Carlo Magno. Quindi la prima mission è quella di essere al servizio dei fondisti, quindi per loro un rifugio, un ristoro con bevande calde e prodotti a loro congeniali. Dopodiché è un ristorante, quindi una cucina tipica trentina nostra. Strangola preti, canedali, le tagliatelle che ti farò provare al ragù di capriolo, una delizia, lo stinco, ma persino il baccalà con la polenta che è una meraviglia, certo. Quindi dobbiamo seguire i nostri sciatori, quindi con dei menù adatti a loro, un attimino più bilanciati, ma poi il turista che invece vuole godere dell'ottima cucina trentina. Ecco, tu sei anche proprietario dello chalet Fiocco di Neve a Pinzolo, che differenza c'è tra il turista di Madonna di Campiglio e di Pinzolo? Ma guarda, delle volte una differenza netta e delle volte si assomigliano proprio. Pinzolo ormai è un'unica schiarea, quindi Pinzolo e Campiglio bene o male offrono le stesse piste da sci ai turisti che alloggiano nelle due località. Chiaro che Campiglio è una località più blasonata, quindi magari in alta stagione Campiglio è un attimino più VIP di Pinzolo. Pinzolo è una località che si rivolge molto alla famiglia, quindi riesce ad offrire anche dei prezzi più giusti, delle soluzioni più giuste. Non è fashion come Campiglio. Campiglio è una meraviglia, ma noi amiamo tutti Campiglio. Se Campiglio è bella, funzionale e piena di gente, tutto il resto ne va dietro, quindi il benessere di Campiglio è il benessere di tutti quanti qua da noi. Ecco, fino a quando andrà avanti la stagione invernale? Ma la stagione senz'altro sino a Pasqua. Quest'anno Pasqua, se non dico una sciocchezza, dovrebbe essere il 9 di aprile. E Campiglio, metà aprile, diciamo. Sì, Campiglio va anche oltre, perché Campiglio tendenzialmente sino al 25 di aprile ce la fa con alcune piste, quelle più alte, va bene, ma è proprio per quelli che non possono fare a meno dello sci. Diciamo che sino alla fine di marzo, primi di aprile, si va comunque tutti alla grande. Ecco, d'estate magicamente questo posto che è meraviglioso si trasforma in un campo golf. Esatto, questo qui è il campo da golf più antico d'Italia, qui a Passo Campo Carlo Magno, è un 9 buche, disegnato da Henry Cotton, che era uno dei più famosi disegnatori di campi da golf che lo abbiano fatto. Certo. Chiaro, è un campo da golf un po' particolare, cioè il golfista che viene qua non troverà il biliardo che è abituato, ma lo prende con beneficio di inventario, visto dove siamo, cioè è sempre un passo dolomitico. Certo. Bene, da Madonna di Campiglio ringraziamo appunto Marco Costa e ci aspettiamo un bellissimo inverno. Buona giornata a tutti. Grazie a voi, arrivederci.